Buon pomeriggio amici e amiche di Super J, ben ritrovati con Fanta J, la trasmissione dedicata al fantacalcio. Oggi ci occuperemo di fare l'analisi fantacalcistica di questa 20ª giornata e lo faremo insieme a Filippo Mosca. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. E come ha detto il buon Andrea, presenteremo questa 20ª giornata. Però prima vi ricordo che per poter interagire con la nostra trasmissione potete scriverci al nostro numero WhatsApp 368 80 11 328. Filippo, sei pronto? Assolutamente sì, quando vuoi, okay. Partiamo. Partiamo subito e partiamo andando a vedere che cosa ci ha riservato questo 20ª turno. Si parte con regia, quando puoi, la grafica con i risultati di Serie A, se ce l'hai. Non ce l'hai ancora. Va bene. Comunque, una 20ª giornata, Filippo, che noi l'avevamo presentata venerdì, sempre nella nostra puntata di Fantagie, come, eccola qua, la vediamo subito, Roma-Torino 3-2, Udinese-Parma 1-2, vittoria esterna per gli emiliani, Inter-Sassuolo, uno scialbo 0-0, Frosinone-Atalanta, vittoria abbastanza netta dell'Atalanta sul campo del Frosinone per 5-0, pareggio spettacolare al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria 3-3, Spal-Bologna 1-1, Cagliari-Empoli 2-2, Napoli-Lazio 2-1, Genoa-Milan 0-2 e Juventus-Chievo 3-0. Dicevamo, Filippo, una giornata che, non vedendo i risultati ma vedendo semplicemente le partite, si preannunciava come una giornata poco spettacolare, ma che, andando a tirare le somme, alla fine ci ha regalato tanti spunti. È stata la giornata sicuramente degli attacchi e non delle difese. In grande spolvero Muriel, Quagliarella e Zapata che si è portato la palla e penso un bel 21 in pagella, quindi cosa chiedere di più a Duvan. E poi soprattutto ieri è stato il Blue Monday, la giornata più triste dell'anno, perché Boateng lascia la Serie A, lascia il fantacalcio, si trasferisce al Barcellona e soprattutto ormai ci siamo, il maxi scambio sta insomma per arrivare a conclusione, quello che porterà Piontek al Milan, Higuain al Chelsea e Morata all'Atletico Madrid. Passo subito la palla a Filippo. Da milanista, come vedi Piontek? Beh, innanzitutto Piontek per me è un signor giocatore. Sono ovviamente dispiaciuto che il buon Gonzalo ci abbia salutato tristemente in questa maniera, però evidentemente il rapporto anche con la società Milan si era incrinato per via di questo prestito, che probabilmente non sarebbe stato riscattato a fine anno, per cui per una scelta evidentemente assolutamente personale ha deciso di raggiungere il suo vecchio allenatore Sarri in quel di Londra. E il Milan comunque non si è demoralizzato e comunque si è dato da fare. La coppia Maldini Leonardo ha provveduto brillantemente, secondo me, a prendere Piontek, che è assolutamente un giocatore emergente e che già ci ha dato modo di comprovare la sua classe, la sua bravura, segnando a ripetizione le prime 10 giornate di questo torneo. Sì. E credo che al Milan possa fare assolutamente bene, per cui siamo fiduciosi e anche come fan d'allenatore, visto che è uno dei miei pupilli, mi aspetto grandi cose anche da lui. Chissà, vedremo. Intanto catapultiamoci andando a vedere la parte negativa di questa 20ª giornata, ovvero tutti i giocatori che non ci hanno fatto gioire al fantacalcio, partendo dalla formazione dei flop. Eccolo qua, il solito 3-4-3, in porta Sportiello, per lui purtroppo parlano i numeri, 42 gol incassati. Anche qui regia, quando vuoi, abbiamo anche un'immagine che illustra la condizione di Sportiello e soprattutto dei pochi, spero, fantallenatori che lo hanno preso al fantacalcio. Poi abbiamo Goldaniga in difesa,
Acerbi, espulso nella partita contro il Napoli e costretto a saltare la prossima giornata dopo ben 149 partite giocate di fila tra Sassuolo e Lazio. Vani del Chievo Verona, sciagurato, insomma, che ha regalato il calcio di rigore poi sbagliato da Cristiano Ronaldo. Janto aveva l'occasione per risalire nelle gerarchie di Giampaolo, non l'ha sfruttata, come non l'ha sfruttata Edmilson, nonostante un buon primo tempo, però insomma, poi ha avuto una pazzia, ha deciso di lasciare i suoi in 10 già dal 40esimo del primo tempo. Milinkovic, Savic, una stagione ormai altalenante, sì, per uno dei centrocampisti che in sede d'asta forse era il più appetibile a centrocampo. Assolutamente sì, probabilmente possiamo forse già dirlo da adesso, una delusione. Una delusione, così come anche Luis Alberto. Assolutamente sì, non sta ripetendo assolutamente le prestazioni dell'anno scorso, da quel giocatore brillante che era, adesso veramente ne vediamo una brutta copia. Ecco, lo stesso Inzaghi. Intanto vediamo una rara diapositiva che illustra la condizione di Sportiello. Basta, sì. È già stecchito con Zapata, insomma, che stava infierendo abbastanza. Beh, sul sì. Malcapitato Sportiello, che comunque a onor di cronaca si è portato a casa un 1,5. Comunque aveva realizzato un 6,5, certo, poi 5 gol all'attivo, insomma, pochi non sono. Obiettivamente Zapata è in una forma assolutamente strepitosa e chiaramente è difficile di difendersi dalla sua amore, dalla sua prestanza e dalla sua tecnica. E beati i fantallenatori che lo possono schierare, che sicuramente nelle ultime domeniche non ne avranno persa una, desumo. Ricordiamolo che fino al 3 novembre c'era abbastanza delusione attorno a Duvan Zapata, che aveva totalizzato soltanto un gol. Dal 3 novembre cos'è cambiato? Ma secondo me questo è uno di quei giocatori che, data la sua mole fisica e la sua struttura piuttosto grande, dal mio punto di vista è uno di quei giocatori che probabilmente fa molta fatica ad entrare in forma, e considerando che il suo passato, ecco, dove fondamentalmente quando hai Zapata contro certo ed è pure il giorno più triste dell'anno. Esatto, ieri era il Blue Monday, ecco, grazie a Dio, diciamo, questa settimana non sono capitato sotto le sue grinfie, perché obiettivamente non ce n'è per nessuno. E quindi, tornando al discorso invece un po' più tecnico, dicevo appunto, questo Zapata secondo me ha bisogno di tempo per entrare in forma, però poi nel momento in cui lo è, attualmente, diciamo, è imprendibile per i nostri difensori. Diciamo anche che fondamentalmente Zapata è stato anche abbastanza sfortunato nella sua carriera, perché a Napoli Sarri non lo vedeva, qualcosina ci ha fatto vedere con la Sampdoria, e quest'anno finalmente ha trovato la sua giusta collocazione, e Gasperini obiettivamente lo sta valorizzando moltissimo. Assolutamente. Poi troviamo sempre nella nostra flop Iago Falche, che insomma doveva essere un ex indigesto per la Roma, invece è stato praticamente evanescente. Cristiano Ronaldo, la Juve esulta, lui no, non sbagliava un rigore dal mondiale, ecco, il primo rigore sbagliato. Non mi sembra neanche il caso, insomma, di crocifiggerlo. No, assolutamente. Perché obiettivamente ci può stare una giornata, no, ecco. Beh, dall'inizio del torneo forse è la prima volta che ha sbagliato partita, qualcosa, sì. Mentre chi invece ormai le sbaglia tutte è Campbell, ma vediamo prima Ronaldo, eccolo qui, un meme dove praticamente Sorrentino possiamo dire in formato Champions, visto che non ha subito, insomma, come vediamo anche nel post, non ha subito né gol da Ronaldo, né da Messi, né da Neymar, neanche da Mbappé, quindi guarda, celebriamo anche Sorrentino. Dico anche questo, sì. Nella partita di andata, se ve la ricordate, anche lì Sorrentino in realtà ha chiuso la porta a Ronaldo in tutti i sensi, per sì, caso sì, anche sì, con sì. La testa. È vero, è effettivamente vero. E quindi si preannuncia un po' la bestia nera di Ronaldo, forse sì, sì. Lo possiamo vedere in Sorrentino. In Sorrentino, ecco. E poi dicevamo un altro che invece continua a non brillare è il costaricense Joel Campbell, che purtroppo, insomma, è andato a Frosinone semplicemente per fare una vacanza a questo punto, perché non sta rendendo. Obiettivamente anche qui un giocatore di prospetto, ma sì. Ha deluso assolutamente le aspettative. Ha deluso.
Passiamo invece alla top di giornata. Vediamo invece i giocatori che hanno incantato in questo ventesimo turno. Partiamo in porta con Donnarumma, che è stato l'eroe rossonero di giornata in almeno quattro circostanze, soprattutto con la botta da fuori di Veloso, che è riuscito a intercettare in qualche modo. Troviamo in difesa Rugani, che riesce finalmente a ripagare la fiducia di Allegri e dei fantallenatori che lo hanno schierato. Mancini, ormai i soliti noti, direi. Esatto, Mancini penso sia anche almeno la terza, quarta volta che compare nella top. Mancini si conferma un difensore goleador, con il gol al Frosinone tocca i 5 gol in campionato, non male. Che per un difensore centrale, voglio dire, è tantissimo, ha già ripagato ampiamente la stagione. Penso che Simeone e Dzeko possano tranquillamente prendere spunto, magari per incrementare i loro score personali. Kolarov, lo dicevi anche tu, ormai è un'abitué della verde. Nostra top, sì, assolutamente. Sempre verde, nonostante l'anagrafica, diciamo, non gli arrivi. Lo penalizzi un po', però. Però è un signor giocatore. Poi troviamo Zaniolo ormai si sta confermando a tutti gli effetti un baby prodigio, e pensare che insomma l'Inter lo ha lasciato così liberamente nello scambio con Nainggolan, e che addirittura, secondo le dichiarazioni del padre del giocatore, anche la Fiorentina lo ha scartato durante le giovanili. Nessuno ci ha mai creduto veramente in Zaniolo, ci ha creduto la Roma, e complimenti alla Roma. Più che la Roma, io penso sia stato in realtà il mister Di Francesco a credere molto in questo ragazzo, anche perché dobbiamo ammettere che la Roma ha dei seri problemi a centrocampo. In che senso? Secondo me la struttura societaria ha creato una serie di duplicati in mezzo al campo, come Zonzi, De Rossi e lo stesso Pastore, Pellegrini, Cristante, ma non sono ben assemblati, e quindi in questo momento chi fa quadrare il cerchio alla Roma è Zaniolo, con la sua brillantezza, con la sua freschezza, riesce a dare quella spinta che magari si andava a cercare in questi altri soggetti che ho menzionato, ma che o posti male in campo o per attitudine tecnica che non corrispondono al gioco della Roma, creano ovviamente delle problematiche che pare con Zaniolo stiano risolvendo. Assolutamente. Poi troviamo nella top Kurtic, che ormai contro il Bologna è un abitué, segna sempre, anche all'andata segna un gol stratosferico, si ripete. Emre Can, prima volta anche per lui nella nostra top. Zajc, che può essere la sua prestazione può essere riassunta nel fantastico detto: quando la gumina non c'è, Zajc balla e segna. Un oro per i fantallenatori che ormai avevano perso le proprie speranze nei confronti di Zajc, sempre relegato in panchina da Iachini, e in attacco anche dal precedente allenatore. Sì. Però devo ammettere che questo giocatore impiegato in questi contesti, ossia partita iniziata, ha sempre dato il suo massimo. È vero. Si è parlato anche di un suo trasferimento in questa finestra invernale, ma io credo che l'Empoli, se quest'anno si voglia salvare, deve avere assolutamente bisogno del suo giocatore, e non devono assolutamente cederlo. Mentre complimenti alla Fiorentina, che si è assicurata Muriel nel mercato di riparazione, e si è presentato Muriel con una doppietta stratosferica. Incredibile. Pioli ha detto in conferenza stampa che Muriel non è il primo, tra l'altro, allenatore che fa questo paragone, che insomma Muriel a tratti ricorda il fenomeno Ronaldo. Poi troviamo Quagliarella ormai insomma, non abbiamo più nulla da dire. Veramente nulla da dire. Complimenti anche a Fabio Quagliarella, che più insomma passano gli anni e più ci mette voglia e più ci mette tanti gol come ogni stagione. Poi ovviamente Zapata, che è stato il migliore di questa ventesima giornata, portandosi a casa sia il pallone dalla partita contro il Frosinone, ma soprattutto con un bel 21 in pagella, che insomma non è mai male. Filippo, io passerei a questo punto a
a parlare, a fare proprio un'analisi della vostra Lega Fantacalcistica. Lo ricordiamo, la Lega Altrimondi, che comunque insomma ha tanti eventi in cantiere. Sì, ti ringrazio per avermi ceduto la parola, perché voglio sfruttare questa occasione ovviamente per ricordarvi, per chiunque voglia iscriversi al nostro torneo di fantacalcio, quest'anno lo potete fare venendoci a trovare la nostra sede di Altrimondi, che si trova in via Cavacchioli 4 presso la fumetteria di Crossover, di fronte alla scuola San Giorgio. Proprio in questi giorni, tra parentesi, abbiamo avuto una riunione con i nostri amici soci in cui abbiamo concordato insieme quali saranno gli eventi che la nostra associazione quest'anno si andrà a prefigurare. Vi ricordo l'appuntamento oramai della Teramo Comics, che da quando è nata Altrimondi si trova sulla quarta gestione, che anche quest'anno verrà proposta in quel dell'Università di Teramo per il mese di maggio, e avremo tante novità anche a livello di associazione. Vi ricordo l'appuntamento del martedì sera presso i nostri locali, per chiunque voglia venire a vedere cosa facciamo e come ci divertiamo, perché poi in realtà non è stato casuale il fatto che abbia detto amici soci, perché in realtà prima di essere socio sicuramente siamo un gruppo di amici che condividiamo appunto la passione non solo per la cultura in senso lato, ma anche l'aspetto ludico, diciamo, non ce lo facciamo mancare. E sicuramente una delle attività che prediligiamo è questo fantacalcio, ma oltre a questo, insomma, veniteci a trovare e vi faremo vedere di cosa siamo capaci. Che poi le iscrizioni sono libere, cioè nel assolutamente senso non c'è un numero ristretto. No, le iscrizioni sono libere a tutti, e nel momento in cui sei socio obiettivamente puoi venire a proporre le tue idee e le valuteremo insieme, e obiettivamente allargare i nostri orizzonti è la prima regola che ci siamo posti come associazione. Perfetto, allora andiamo a vedere che cosa ci ha riservato questo ventesimo turno anche nella vostra Lega, nell'Alterlega. Partiamo dai risultati della Serie A. Ricordiamolo che ci sono tre serie, sì, attualmente. Poi siamo obiettivamente molto numerosi, molto quindi numerosi. Abbiamo, come in precedenza, credo il nostro presidente di Lega, Sciamanna, vi ha già illustrato, abbiamo tre serie, la Serie A, la Serie B e la Serie C. Comunque sono tre campionati indipendenti, dato il numero di iscritti molto grande, molto per numerosi. Cui siamo molto numerosi e ci giochiamo, diciamo, queste partite con il classico sfotto da bar, certo, no? Che ci piace il lunedì commentare. Vediamo, partiamo dalla Serie A, che è la Lega, diciamo, è la serie principe, mettiamola. Diciamo di sì. La serie nobile, mettiamola diciamo così, di sì, anche se, come ripeto, i campionati, certo, poi sì, sono sì, tutti sì, a sé stante, vanno giocati e chiaramente cambiano le interpretazioni o le valutazioni in base ai mister che creano le squadre. Però insomma assolutamente divertente. Vediamo Basic Team Real Moscardelli 1-4, Red Bull FC Scarsenal 1-0, River Pino FC Longobarda 2-4, SS Necropotence Pitbull 2-3, Tapparella PD Christos 0-0, questo per la Serie A. Per quanto riguarda la Serie B, vittoria netta di FC Plants vs Zombie 2016 contro Fellazio 5-1, Giannopoulos Team Fly, e qui insomma mi sono difeso, diciamo. Team Play è la squadra del nostro Filippo, 1-1, Paris Saint-Gonzen i due porri 4-0, Real Enciufla FC Judge 2-0, Violenza FC Delimello FC 1-3. Per quanto riguarda la Serie C invece, vittoria netta di Real Colli in casa di Pando per 5-0, pareggio del nostro amico Matteo Lupi, sì, contro la Brancaleone FC 1-1, Segatori Me Gusta la Lasagna di Luca Graziani 1-4, Shamalai FC Atletico Van Gogh, fantastico questo nome tra l'altro per, sì, per i più nostalgici 2-1, Zanarkand Abes ci scappa Lollo 1-1. E andiamo a vedere poi le varie classifiche, partendo sempre dalla Serie A. Allora, vediamo in Serie A
una situazione abbastanza equilibrata, perché dal primo al sesto posto ci sono soltanto tre punti di distacco. Sì. Quindi campionato apertissimo, molto assolutamente, bello. Con anche Real Moscardelli comunque può rientrare tranquillamente in corsa. In Serie B, che è la Lega dove c'è il nostro Filippo con il Team Fly terzo, anche qui troviamo una situazione abbastanza equilibrata, con Delimello che diciamo sta prendendo piano piano la sta facendo il, da padrone, sì. Il largo, però ecco poi tallonato da FC Plants vs Zombie e Team Fly, anche comunque il Real Enchufla e il Paris Saint Gonzalez sono tutte sì, lì sì, fondamentalmente. Ma sono tutte formazioni altresì valide. Sì. Quindi ci sarà battaglia di sumo fino all'ultima giornata. Invece in Serie C, qui probabilmente un po' meno equilibrata, perché comunque ci sono 5 punti di vantaggio da parte dello Shamalaya nei confronti delle inseguitrici Atletico Van Gogh, Zanark, Andabes, Megusta, La Lasagna, e poi a 28 c'è il Secatori, mentre poi le altre diciamo che sono sì, un po' più per dovere di cronaca. Certo. Aggiungerei questo, che comunque tra la Serie B e la Serie C ci saranno le promozioni che vedono sì. coinvolte le prime due squadre, e con la terza che disputerà gli spareggi con la terzultima del campionato precedente, per cui la terza di Serie B scontrerà con la terzultima di Serie A e la terza di Serie C con la terzultima della Serie B. Ovviamente ci sono anche le retrocessioni che vedono coinvolte le squadre diciamo ultima e penultima in classifica, ma il campionato appunto come abbiamo detto si trova al giro di boa e di punti i fantallenatori ne possono ancora fare tanti, per cui nulla è precluso, nulla è stato già detto. Assolutamente. Poi vediamo nel dettaglio qual è la tua rosa, l'avevamo mostrata anche l'ultima volta, però insomma almeno per capire la condizione di Filippo, e comunque se la sta passando bene, è fermo sì, al secondo diciamo posto. Una rosa diciamo non fatta di nomi eccellenti, se non per alcune chicche come poteva essere Wayne, ma come abbiamo già detto. Peccato. Mi è scappato. Come ti muoverai all'asta di riparazione? Molto probabilmente la divenuta di Higuain mi permetterà di recuperare 133 crediti che ovviamente spenderò con i nuovi inserimenti di gennaio. E ovviamente saranno gettonatissimi i vari Muriel, Gabbiadini, e vedremo poi chi si presenterà tra le novità di questo mercato, da cui andare poi a scegliere il meglio per la mia squadra. Diciamo, se vogliamo vedere qualche problema nella mia squadra, probabilmente al di là di questa considerazione fatta sull'attacco, probabilmente dovrò rivedere qualcosina al centrocampo, perché ho parecchie persone inutilizzate o inutilizzabili, diciamo così. Per cui lì sicuramente devo fare una cernita e fare una valutazione un po' attenta su chi andare a scegliere. Anche se, insomma, complimenti, perché è un attacco di tutto rispetto, e soprattutto sei uno dei pochi fantallenatori che ha indovinato il colpo Piontek. Beh, sì, diciamo che sono stato fortunato nello sceglierlo. In realtà, come ho detto anche in precedenza, in altre volte sono venuto qui in trasmissione, sono uno che piace molto rischiare. E quindi se andate a leggermi a leggere la rosa della mia squadra noterete anche dei nomi diciamo desueti, per esempio ho puntato in attacco su Orsolini, su Musa Barrow, altresì a centrocampo ho fatto delle scelte altresì azzardate, lo stesso Stulak, Pessina, che magari in questo momento non mi sta giocando, sono obiettivamente delle scommesse, lo stesso Benassi, come potete vedere, però comunque insomma Benassi era conosciuto, però me l'hanno fatto prendere certo. sostanzialmente ad un credito, quindi poi tra l'altro è il capocannoniere tra i centrocampisti nel fantacalcio, sì. quindi insomma quest'anno diciamo le sue soddisfazioni me le sta dando, ecco. Poi io andrei a vedere più nel dettaglio che proprio insomma il tuo match, che insomma lo dicevamo prima, hai pareggiato 1-1 contro Giannopoulos, eccola qua. Sì, diciamo un pareggio fortunato sfortunato, nel senso che è vero che tra i sostituti mi è entrato come seconda riserva Di Lorenzo, che ha anche segnato,
però ho purtroppo preso un bello zero sul terzo attaccante, visto che comunque avevo sostanzialmente usufruito già delle migliori tre sostituzioni, dovendone usufruire anche della quarta. Certo, in questo caso non peccato. Era possibile, sì, un peccato, perché avrei potuto seguire la scia dei primi. Comunque, però, vabbè, ci puoi, sta, quindi voglio dire tranquillamente, tanto siamo, speriamo, esatto, nella prossima settimana di giocarcela meglio, ecco. Regia, per caso abbiamo qualche messaggio? Se ci sei, Christian, sì, che salutiamo dalla regia, mi fa segno di sì. Partiamo con il primo. Zaniolo, che mostro, eh? Beh, indubbiamente Zaniolo sta facendo benissimo. Probabilmente in molte leghe, ecco, è svincolato, quindi magari nell'asta di riparazione, a mio avviso, può essere uno dei, non so se convieni con me, Filippo, può essere uno dei top centrocampisti da prendere all'asta di riparazione. Assolutamente sì, credo che nessuno se lo aspettava, dato anche la sua giovane età, e poi chiuso ovviamente da nomi molto più prestigiosi, come abbiamo detto in precedenza, tipo Pastore, che però mi viene da dire Pastore potete quasi svincolarlo, perché purtroppo non sta rendendo, e adesso come adesso è quasi difficile togliere Zaniolo. Ci sono altri messaggi? Christian, quando vuoi, a te il controllo. Cosa fare con Muriel all'asta di riparazione? La domanda è interessante, ma la risposta anche sì, univoca. Esatto, prendilo. Se puoi permetterti, insomma, di fare un esborso abbastanza importante per Muriel, insomma, cerca di accaparrartelo, anche perché ma mi sento anche di consigliarlo, per esempio, chi magari ha Simeone in squadra ma non ha una resa così eccellente, magari, certo, può affiancargli anche un Muriel, in modo da garantirsi comunque una presenza domenicale fissa fra lui o l'altro. Anche perché, insomma, Muriel, ok, passiamo a questo, è legale avere Sportiello in porta? Diciamo di no, purtroppo Sportiello, dicevamo prima, 42 gol incassati, ha la peggior difesa. Sportiello, se riesci anche qui a fare un'operazione di mercato, a svincolarlo e a prenderti, che so... Ah, non so, c'è Viviani della SPAL che è stato preso, sì, qualche settimana fa. Ancora da capire se sarà lui il titolare o verrà girato a sua volta, perché si parla anche che potrebbe prendere lo stesso Frosinone. Chissà. Quindi, però in ottica in porta invece puoi prendere Viviano tranquillamente della SPAL, che anche qui non si sa se gioca lui o Gomis. L'ultima partita contro il Bologna ha giocato Viviano, quindi chissà. Da vedere. Chissà, staremo a vedere. Filippo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ti ringrazio sempre per la consulenza, per la tua esperienza di fantacalcista, che è molto presente. Io vi ringrazio ovviamente per ospitarmi ogni volta in questa trasmissione, molto volentieri vengo a fare le mie menate, diciamo così. Quando vuoi vienici a provare, soprattutto l'invito è assolutamente rivolto. L'invito è rivolto, anche magari puoi fare tu da portavoce a Marco Mastrilli, che insomma ci ha promesso la sua presenza. Purtroppo Marco è sempre molto impegnato, e poi obiettivamente è uno di quei fantallenatori molto scaramantico, per cui deve avere non solo una comfort zone assolutamente favorevole alle sue attitudini e capacità, ma soprattutto al di là dello sfotto è impegnato, quindi, certo, non appena avremo un Marco, momento quando di libertà, vuoi, noi ti aspettiamo. L'appuntamento invece con Fantajay è per venerdì, dove andremo proprio a darvi consigli e i suggerimenti per il prossimo turno di campionato, il 21esimo turno di campionato. Per cui mi raccomando, seguiteci e ci vediamo venerdì. Ciao! Di nuovo a tutti.